Gerusalemme, figura della promessa. È un viaggio nelle figure del mondo. E qua a Gerusalemme, che è stata detta e scritta una definizione di uomo che mi ha permesso di essere fotografo, un uomo che scrive con la luce, con lo strumento inventato da Galileo. Perché qui a Gerusalemme è stato detto e scritto che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. E chi è Dio se non l'essere, la vita, infinita ed eterna? E così quando sei giovane, osservando l'obiettivo della mia prima macchina fotografica, ho visto il segno dell'infinito, domandandomi come fosse davvero possibile mettere a fuoco l'infinito, cioè l'eterno. Ho iniziato una sorta di pellegrinaggio, di cammino. Ogni fotografia è stata anche la comprensione possibile del fare fotografia. Domanda vera, prima, che tuttora, verso la fine della mia vita, mi interroga. Rapporto tra l'immagine e la vita. Fotografia è un'immagine di luce, la più evanescente, tecnicamente, che l'uomo abbia inventato, la più leggera, l'apparentemente più facile. E la vita sembra essere comunque un'altra cosa. Il reale sembra non essere altro dall'immagine. Eppure qui, nel cammino che parte dalla parola, l'uomo immagine, io ho compreso che la realtà del mondo si rivela nell'uomo. E nell'uomo il mondo, la realtà, si rivelano come immagine. Ogni figura in realtà si origina da questo rapporto con l'infinito, con l'eterno. La vita c'è, ogni cosa c'è, noi ci siamo. Siamo figure che nascono da quel punto, nell'infinito, nell'eterno. Quel punto di fuga che i pittori italiani hanno compreso e su cui hanno costruito la straordinaria invenzione dell'immagine prospettica, quella che poi Galileo genialmente ci permise di fare inventando l'obiettivo, che si declina proprio come una messa a fuoco del nostro sguardo verso il centro, che è questo infinito, questo eterno, perché ogni figura del mondo si relaziona, vive di questo rapporto con l'infinito. Gerusalemme, figura della promessa, è il compimento di questa promessa. In questa parola, immagine, ci viene tolto il velo di cecità, di non comprensione che il nostro cuore ha nei riguardi del mondo. Tutto diventa davvero illuminato e vivo. Così io mi ritrovo in queste immagini, ci sono le pietre del mondo e poi le pietre che l'uomo mette una sull'altra facendola diventare città. Ma ci sono gli animali, ci sono gli uccelli, i cavalli. E poi c'è quell'essere vivente che non ha solo l'anima come l'animale, che vive con noi, ma che guarda in noi in maniera straordinaria perché l'uomo, oltre l'anima, allo spirito, questa dimensione ineffabile che è nello sguardo dell'umano, che lo fa differente dallo sguardo dell'anima, dell'animale. Lo spirito, cioè l'intelligenza di mettersi in relazione con il totalmente altro rispetto al mondo e che crea il mondo, l'altro, l'infinito, l'eterno. Quindi è con questa consapevolezza che sono giunto a Gerusalemme, con la mia macchina dal formato quadrato, il centro dell'immagine coincide con il centro dello sguardo, ma dove ogni cosa si relaziona. Figura. C'è un'immagine forse che risolve e chiarisce il cuore vero di questo lavoro. L'inquadratura, quattro lati. Il lato in basso è una soglia d'ombra, e poi una vegetazione stenta, come tra le pietre e la sabbia del deserto. Nel mezzo, un ceppo, un albero. Non sappiamo se è morto o se è solo un ceppo che rifiorirà a primavera. E a destra e a sinistra, rovine, un luogo abbandonato, dove
gli uomini hanno combattuto, perché qui fu il punto più terribile della battaglia di Gerusalemme nel 1967. E poi laggiù, sull'infinito, la città di Davide, la torre di Davide, le mura. E poi l'ultimo lato, il celeste, è figura. Per anni ho fotografato gli alberi e questo albero, spinto dal cuore, da un sentimento, da un'emozione, non da un'intelligenza vera. Solo molto dopo ho trovato scritto che io, come tutti i popoli europei, veniamo da una popolazione, gli indoeuropei. Uno dei temi fondamentali della cultura indoeuropea è il concepire l'albero come l'asse del mondo, come il rapporto vivo che lega i viventi della terra a quelli del cielo. E poi un altro elemento che lega la terra al cielo, non l'albero che lì la natura ha messo o che l'uomo ha piantato nella sua sapienza, ma il luogo per eccellenza su cui si può fondare l'umano, il luogo dell'umano, Gerusalemme, un cimitero, tombe, dentro invisibili le spoglie di uomini come noi, della nostra genealogia. E poi si alza un pilastro, una colonna rossa, nel biancore e nel giallo monocromo di questa immagine, tra cielo celeste e il giallo oro della terra, e il biancore, il punto più luminoso, non è nel cielo, è qui, nella pietra alzata dall'uomo. L'unica luce che può avere l'uomo, che gli permette di abitare il mondo, è quella della nostra memoria, che genera un gesto, un culto, coprire il corpo con una pietra e lì lasciarla, come ogni ricordo nel cuore dell'uomo. Questa tomba ci ricorda che noi apparteniamo all'infinito, all'eterno. La radice indoeuropea della parola paese, quindi il luogo dell'abitare, la radice pa, che indica l'atto del seppellire e l'atto del piantare un albero. Solo qui l'uomo può costruire e abitare, perché è il luogo del vero presente, quello che connette ciò che è stato prima di noi e apparentemente non c'è più, il regno dei morti, quello che noi siamo ora, vivi, e quelli che non ci sono ancora, ma che sicuramente verranno, sapendo che siamo uno, pur essendo ognuno di noi diverso. Ecco, allora così si dipana il libro e la mostra che sono nati insieme. Si dipana in un luogo che è questo corridoio dell'antico convento di Sant'Eustorgio, e ora sede del Museo Diocesano. Si dipana, abbiamo detto, il corridoio per quello che è un cono prospettico, un lato dei quattro lati che originariamente costituivano questo luogo. Quindi l'esperienza che ho fatto montando questa mostra è la straordinaria coincidenza tra la vita che ha creato questo luogo, una forma quadrata, il quadrilatero del convento, e l'idea del quadrato, quella che ha permesso l'invenzione del quadro. E nella conoscenza delle invisibili regole matematiche che nel quadro rivelano la misura dell'universo intero, Galileo che genialmente inventa l'obiettivo, circolare come l'occhio, un cerchio l'occhio come il cerchio che vediamo in cielo, del sole o il cerchio della luna piena. Ecco, prima, discutendo con l'amico Ryuichi Watanabe, si parlava di una misura. La misura c'è nelle foto perché la mia vita è una misura. Minor White, che è stato il mio vero maestro nella fotografia, diceva che la fotografia è un rito, perché la foto ci possa essere, tu devi compiere sempre gli stessi gesti, e solo quelli, perché se il gesto non è lo stesso, la foto viene sfocata, viene mossa. Molti artisti oggi
usano il mossero sfocato, ma non è il mio caso. Io credo che nell'immagine ottica che ci permette di guardare l'altro, in questo caso vedere le mura, è un cavallo, l'animale fondamentale della cultura indoeuropea, il cavallo. Questo animale che accompagna la vicenda dell'umano nella sua esperienza di gloria e che ora ci attende. Non ho inventato io la fotografia e neanche la sua lingua. Ho avuto il dono da giovane di incontrare la fotografia di Cartier-Bresson e poi di poter fare con lui una mostra e un libro. Il tempo di Cartier-Bresson è il tempo della fotografia, è il tempo di ogni fotografo, ma il tempo della fotografia, per quanto mi riguarda, è il tempo dell'umano, quando riflette e comprende la sua natura di immagine e somiglianza dell'infinito e dell'eterno. Cartier-Bresson, nel suo attraversamento della cultura buddista, quindi ricomponendo Oriente e Occidente, ci diceva che il fotografo, quando scatta un'immagine, può scattarla perché ad un tratto il cervello, il cuore, la mano sono tutt'uno col mondo che si ha di fronte. L'io scompare, diventa trasparente perché accoglie il mondo e in quel momento siamo una cosa con lui, continuando a essere io. E quindi il tempo istantaneo. Non puoi vederla prima la fotografia, se la vedi prima l'hai persa. Devi vivere questo tempo, il tempo istantaneo, facendo sì che ogni attimo della storia come cronaca invece per te diventi contemplazione, riflessione. Mettere sempre ciò che vedi e vivi in prospettiva, verso l'infinito. E quindi in quel momento diventi parte del tempo che fluisce, che ha un senso, una direzione. E quindi è chiaro che allora, anche se hai il cavalletto, sei pesante, lento, vedi l'immagine, in questo caso una donna col bambino davanti a un'antica sinagoga distrutta della guerra del 1947-48, e lì ti è dato il tempo dell'istante. Il tempo che sta, il tempo della memoria, il tempo di ciò che è vivo per sempre. E quindi Gerusalemme, figura della promessa, è, per quanto mi riguarda, dentro la storia del cammino della mia vita. Gerusalemme mi riguarda perché, come diceva Josy Brodsky, l'uomo nasce cieco. E cieco ero anch'io, ma tu, sorgendo, celandoti, hai dato a me la capacità di vedere. Tu, questo tu è il tu di Dio, invisibile, al di là del tempo, dello spazio, e che diventa incontrabile nel tu che diventa ogni oggetto, ogni figura che rimanda a questo punto. Sempre grande Brodsky diceva che l'uomo, stanco di nuotare contro la corrente violenta, si nasconde in prospettiva. Il cammino dell'umano è dentro la violenza della natura, della nostra stessa natura di uomini. Nascondersi in prospettiva vuol dire scegliere di diventare immagine e somiglianza dell'infinito, dell'eterno. Scorrere finalmente. E quindi nelle figure che a Gerusalemme ho incontrato, i profeti, è quello che per me è il Messia, la figura di Gesù, si gioca la grande partita del mondo, ma anche della fotografia, perché la fotografia nasce da questa figura. E quindi di venir meno in tanti fotografi contemporanei del tempo istantaneo. Il fatto del venir meno della figura, sfocare, svanire,
è indice appunto dello smarrimento di quel punto e del ridursi tutto a superficie, informe, chiamiamola polvere. Duchamp aveva già detto tutto. Se il mondo è solo polvere e le figure svaniscono nella polvere, l'ultima immagine del mondo è l'allevamento di polvere di Duchamp. Punto. Tu puoi solo andare avanti a fare queste immagini, queste fotografie. Se questa superficie è bucata, accetti che l'amore e il dolore che nascono dal cuore, che si incontrano col dolore, e l'amore che riscontri in ciò che è di fronte, ecco che questa doppia freccia buchi la superficie e ci ridia la profondità. E quindi amo molto questa immagine, è il punto in cui i fedeli della Chiesa anglicana e quindi episcopaliana americana vengono a pregare nel loro pellegrinaggio a Gerusalemme. Questo è per questa chiesa il luogo del sepolcro di Gesù. Vedete il modo con cui l'immagine si è costruita. C'è il cielo, ma il luogo degli uomini sopra e sotto è coperto dal verde. Noi umani siamo sempre lì in mezzo, siamo sempre in mezzo alla natura, siamo dentro davanti a un sepolcro. Eppure qui vedete ancora il punto più luminoso, la luce dentro la materia del mondo. C'è l'esperienza grande che ho fatto in questo lavoro, o meglio opera. Il lavoro è solo un fare, l'opera è quella che si lascia mettere in discussione dall'infinito, dall'eterno, e chiede l'opera, l'artista, che tu cambi. Per fare questa immagine davvero ho dovuto mettermi in discussione, cambiare costantemente il punto di vista. E fare in modo che questa luce, che illumina ma che chiedeva a me di essere luce, e quindi rivelare che dentro il mondo c'è proprio la luce del senso che coincide col desiderio. E quindi verso la fine del racconto questa immagine che amo molto è una delle poche immagini dall'alto, non c'è la linea di terra, è come lo sguardo aereo di un essere alato, del corvo di Elia, e si vedono solo rovine, le rovine della nostra storia, le tracce di ciò che non c'è più, l'apparente trionfo della morte, i grandi pittori di paesaggio, che pochi anni dopo l'invenzione di Galileo Galilei compresero che anche nel luogo più bello del mondo, anche quando la natura si gloria, l'Arcadia, et in Arcadia ego, la morte. Ebbene, qui, in questo luogo, gli uomini vivono, legano, si incontrano, si desiderano, si amano. C'è la luce, la consapevolezza della morte che l'oggetto primo della contemplazione apre all'esperienza della vita, del permanere. E quindi lungo il cammino di quest'opera il punto centrale del lavoro, che è quindi il punto d'origine e fine, che è un'immagine scattata in una via di Gerusalemme, che è la via dolorosa, quella percorsa da Gesù portando la croce, e che il Cireneo, l'uomo qualunque, portò al posto di Gesù. È una via, questa parte della via dolorosa, coperta. Era tutto chiuso perché c'era in corso il primo atto di quella guerra senza fine chiamata Intifada. Lontano si sentivano gli spari, l'urlo di uomini che combattono altri uomini. Qui un uomo leggeva un giornale, la cronaca, l'attimo che passa,
Mai come in quel momento mi sono sentito perso nel mondo, al buio, solo, in questo vuoto. Poi sono rimasto lì a lungo e la luce del sole, nel suo percorrere l'arco in cielo, ha attraversato questa apertura ed è come che vedessi in quel momento la figura della scala di Giacobbe, cioè l'apertura, comprendere che l'uomo vive perché c'è l'apertura del cuore, la ferita del cuore, il suo desiderio. E quindi un'immagine che per me riassume Gerusalemme, figura della promessa, che termina in questa immagine. Vidi questo luogo in un disegno di Louis Kahn, grande architetto americano che voleva fare un progetto di una sinagoga qui, nel luogo appunto dell'antica sinagoga urbana distrutta dalla guerra. Gli umani avevano alzato un arco di pietra e sotto due coppie, due uomini e due donne che si amano, si desiderano e che lì siedono in quel momento, come in ogni momento della storia. A sinistra la coppia vive un momento di gioia della vita, l'uomo beve del vino, anche la coppia di destra vive un momento di pace e gioia, ma sono dei soldati. Come può essere diversa lo stesso gesto? In uno è il compimento della pace, nell'altro la pausa della guerra. Ecco, se c'è un'immagine che insieme a quella della Via Dolorosa mi è ancora di fronte come un mistero, è questa, una figura della promessa che si compie solo nella consapevolezza dell'uomo che guarda il mondo, e questo vuole essere Gerusalemme, figura della promessa, percorso di un uomo che guarda il mondo insieme a tutti gli altri e che tutti gli altri vuole incontrare guardandogli negli occhi che percepiscono sempre in ogni momento il mondo come immagine.